Ciao a tutte ragazze, eccoci qua con il video dedicato alla preparazione dello yogurt Isio. Allora, questa volta prepariamo uno dei gusti nuovi, ananas e cocco con pezzi di cocco. Eccoci qua. Allora, per preparare lo yogurt ci serve il suo contenitore, questo qua, in plastica. Il suo termo, che è composto da questo termo bianco, eccoci qua, in cui va inserito questo pezzettino rosso, così, e si incastra dentro, e il suo coperchio, eccoci qua. E questi qua si possono sempre acquistare sul sito di QVC. Allora, procediamo. Serve acqua naturale a temperatura ambiente, mi raccomando, perché se è fredda, cioè non fredda, freddina, lo yogurt non viene. Quindi mi raccomando bene che l'acqua sia a temperatura ambiente, perché l'ho già sperimentato anch'io una volta, avevo l'acqua che era non temperatura ambiente, ma un po' più freddina, e lo yogurt non mi è assolutamente riuscito. Quindi l'acqua è uno dei passaggi, la temperatura dell'acqua è uno dei passaggi importanti per la riuscita dello yogurt. Allora, il contenitore con una busta, no? La busta è da quant'è? Oh signore, non riesco. Boh, 200 e qualcosa grammi, scusate la mia ignoranza, vediamo. No, c'era scritto sulla fattura, sulla scatola, mannaggia, sono circa 230 grammi, mi sembra, insomma una roba del genere. E con una busta, insomma, salta fuori 1 chilo di yogurt, e una volta fatto dura nel frigo 15 giorni. Allora, dura, no, non dura 15 giorni, perché da noi non dura. Perché noi l'abbiamo, ci è arrivato martedì, quindi l'ho messo su ed era pronto mercoledì mattina, giovedì, sì, no, no, l'ho ordinato martedì, è arrivato giovedì, giovedì sera l'ho messo su, pronto venerdì mattina, adesso siamo a sabato sera e del chilo ce n'è rimasto questo qua, cioè. Va via, non dura 15 giorni, quindi me la, cioè, non vi spaventate, perché ma 1 chilo è troppo, no, no, non vi spaventate. Allora, procedete. Qui c'è la graduazione del barattolo, prendete l'acqua e la versate fino a metà, ecco, qua, perfetto, fino a metà. Ci siamo, sì, insomma un po' più della metà adesso, io ho fatto così, esatto, sì, 500 ci siamo. Poi prendete la vostra bustina, tagliate, oddio, tata, il profumo ragazze. Allora, questo è lo yogurt come si presenta, praticamente è così. Vedete, in polvere. Vuoi sentire il profumo? Quando la busta qua, verso la busta, attenzione di non farne andare fuori. Eccoci qua. Poi richiudete il barattolo, scuotete bene, lo scuotete in modo che si sciolga il tutto. Quindi tanto si fa un po' di ginnastica anche i pettorali, no? Tanto che si scuote, fate 2 o 3 minuti di ginnastica, riaprite, controllate se si è sciolto tutto, sì, si è sciolto e viene una rovina così, tutta liquida, e poi rimboccate fino a quasi, eccoci qua, sì, così. Fino alla riga del barattolo, questa qui. Qui c'è una riga, aspettate,
Se riesco, qui c'è una riga, la riempite fino lì. Poi richiudete. Ok. Ho stretto troppo, mi sa. Ecco, mi raccomando, io ho sempre il vizio di stringere troppo, ma non fatelo. Ridate un'altra miscelatina. Ok, poi adesso mi allontano che devo andare a prendere, che ho fatto bollire l'acqua, perché nel thermos, in questo thermos qui, ci va versata acqua bollente proprio. Quando la tirate giù, ci devono essere le bolle proprio, della bollitura. E versate l'acqua fino qui, fino all'imboccatura, fino al segno rosso questo qui. Eccolo qua. Poi comunque sulla busta, allora, questo qui, praticamente voi la dovete versare fino a questo punto. Spero che si veda, eccolo qua. Questo qui sarebbe quello rosso, no? Questo qui, fino a questa altezza qui, voi ci versate l'acqua bollente, mi raccomando, alla temperatura, perché le temperature nel fare l'ISIO sono le cose più importanti. Prendo l'acqua, scusate, mi allontano. Qui c'è l'acqua bollente. Arrivo subito. Che di solito io mi faccio aiutare. Attenzione. Perché qua vedo che l'acqua va. Eh sì, ecco. Ho messo l'acqua. Si mette dentro subito il barattolo e si chiude. Ora lo yogurt è stato preparato. Deve rimanere nel thermos per dalle 8 alle 12. Io... Eccolo lì! Non ci mancano mai. Stasera, oggi al posto della prezzemolina abbiamo avuto l'onore della comparizione di Babbo Natale. Quindi non perdete i nostri video, che sono sempre, ci saranno sempre degli effetti speciali. Giusto tesoro? Allora, chiusa parentesi, stavo dicendo, ora lo yogurt nel termo deve riposare dalle 8-12 ore. Io consiglio sempre 12 ore, quindi che ore sono? Scusa? 17:58. Sono le 17:58, Le 6 mettiamo. le 6, io Siamo così, amo. domani mattina alle 6 se sono sveglia, Di come? sicuro, Lo tiro fuori e lo posiziono in frigo, perché allora, una volta tolto dall'incubatrice va messo 2-3 ore, anche... Dalle 3 alle 4, meglio, dalle 3 alle 4 ore in frigo e poi potete avere il vostro yogurt. Aspetta che vi faccio vedere. Eh sì, la preparazione è un po' lunga, ragazze, però ne vale la pena. Adesso vi vado a prendere un cucchiaio, scusate, non mi sono preparata perché è una cosa che ho fatto. Scusate, vi voglio far vedere come viene. Quel poco che rimane. Questo qui è greco e cocco. cocco. Allora, siccome è uno yogurt senza conservanti, erbe del E genere, poi anche, aspetta, anche senza, senza glutine, tagliato. Prendi un'altra busta. ah sì, Prendi un'altra busta. qua, Guardate. no, c'è scritto qua piccolo, cioè, Lo sì, senza yogurt glutine. diventa così. Vegetariana e ricco di calcio. Guardate, è Sì, favoloso. adesso che c'è il sirope. Lo stavo dicendo. Vuoi? Toh, mangia. Ciao. Ciao. Posso finire a sto punto? Ma scusa? Sì, finisco. Lo Ah. yogurt, siccome non ha conservanti, coloranti e via dicendo, può darsi che faccia.
il siero, praticamente L'acquetta, l'acquetta. come la chiamo io. L'acquetta, mi raccomando, non spaventatevi. Va bene, è giusto che lo faccia. Se lo volete lo potete bere perché è riccio. È riccio. Con... È ricco di fosforo anche e fa molto bene alle donne in gravidanza. Quindi, se siete in gravidanza che mangiate Isio, mi raccomando, bevete anche il siero perché fa Oppure l'ho molto bene. rimescolato semplicemente come faccio io. Ecco perché allora non ce n'è sempre tanto. Lo rimescoli tu il siero. Che Mannaggia! acido. Non ti preoccupare, lo bevi tu, non mescolarlo. Io sono lì che aspetto lo yogurt che faccia il siero e tu me lo. Signore, ho già capito perché. E io, ma fa poco siero, fa poco siero. Sì, ci sono arrivata. Sono io che un po' lo rimescolo e me lo metto nel Allora, non frigo. rimescolarlo. Quando tu lo prendi, lo vuoti nella tazzina che lo bevo io perché il siero fa benissimo anche ai bambini piccoli. Mi raccomando, dateglielo da bere perché fa bene. Se è acido, se è un po' acidino perché è il siero dello yogurt, mettete dentro un po' di zucchero, mi raccomando. Io non avevo le metto solo una libro. Niente ragazze, il video è finito. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia anche stato utile. Se avete qualche altra domanda da farci, la lasciate nei commenti e voi vi risponderemo. Farò un altro video su Isio, in cui vi faremo vedere come si fa per Drenaggio. drenarlo, perché gli yogurt si possono anche drenare. Con quello greco, in particolare una volta drenato, si può fare il formaggio anche ai vari gusti e dopo vi spiegheremo perché. Oppure con tipo sì. Un chilo di yogurt in 2 giorni, come Quasi potete. tutto io me lo sono mangiato. Ecco, io dico sempre che al posto di schifezze è meglio mangiare lo yogurt. Quindi lasciami mangiarmi un chilo di yogurt stasera. Aspetta solo che abbiamo in casa quello dolce, poi quello lì non fai in tempo ad assaggiarlo. Scusate il naso, no, non faccio in tempo. Cioè, qui. L'anno scorso si è mangiato una. No, non l'anno scorso, ma diversi anni fa ti sei mangiato una cucchiaiata e basta. Sì, ho appena. L'ho assaggiato, rimanente. Ciao. Giorno dopo non c'era più. No, non è vero. 2 giorni Un dopo. giorno e mezzo. Cioè, Giorno mattina, pomeriggio e sera me lo mangiavo. e mezzo. Appunto, allora. Dopo magari faremo anche qualche video su qualche Ricettina. ricettina, esatto, perché per esempio per Pasqua, al posto della colomba, noi di solito, cioè più di tanto non ci piace. Allora quest'anno ho preso il pan di Spagna, già fatto perché non mi riesce tanto bene, già tagliato e dopo dreno lo yogurt, questo qui, l'Isio, e poi lo farcisco ed è buonissimo. Niente. Ragazze, noi vi salutiamo, vi mandiamo un grosso bacione. Ah, questo qui, noi Scusate. lo giriamo oggi, sarebbe la festa del papà. Faccio tanti auguri a tutti i papà. Ciao ciao, bacione, alla prossima.